Operazione di sgombero questa mattina nelle case popolari di Largo Martiri di Via Fani a Ribera. Sono arrivate le forze dell'ordine, carabinieri, polizia, e guardia di finanza, e polizia municipale, il personale del comune di Ribera per procedere allo sgombero delle case. Ma oggi inizia anche la bonifica dei luoghi, perché è il primo intervento necessario per procedere successivamente ai lavori di demolizione e ricostruzione delle case. Ma è stato assicurato che il lavoro non si fermerà e quindi le opere andranno avanti e tra un anno, questi sono i tempi contrattuali, la gente potrà tornare nelle case. E questo l'auspicio naturalmente anche degli assegnatari, alcuni dei quali erano qui questa mattina. Abbiamo realizzato alcune interviste con il sindaco di Ribera, con i vertici dell'Istituto Autonomo Case Popolari e anche con una delle assegnatarie. Ascoltiamoli. Ma io inizierei con una cabbala, io che sono profondamente cristiano, però alle cabbale così ci facciamo anche un riferimento. Questa agonia è iniziata il 17 febbraio del 2012 e ora sembrerebbe, usiamo sempre il condizionale perché in questa storia maledetta può capitare sempre qualsiasi cosa, sembrerebbe che il 17 luglio invece finalmente inizia a vedersi la luce. Oggi lo sgombero, le operazioni di bonifica che penso impiegheranno, non so se avete fatto le immagini, penso che impiegheranno qualche settimana buona. Tutto va bene dopo questo sgombero, dopo l'operazione di bonifica, finalmente queste case dovrebbero venire giù e poi chiaramente essere ricostruite. Noi, come ha detto anche l'assessore, stiamo dando una risposta forte alla comunità riberese. Questa è una vicenda che veramente abbiamo vissuto in prima persona, abbiamo seguito in prima persona lo IACP con la dottoressa Siragusa, direttore dell'ente. Ci siamo fatti carico personalmente di tutta questa situazione che è veramente incresciosa, durava da parecchi anni. Il governo Musumeci, l'assessore Falcone, devo ringraziare anche il mio assessore Bernadette Grasso, perché io dipendo da lei, perché mi ha dato dei consigli operativi molto importanti. Il governo Musumeci ha ottenuto un grosso risultato, che è quello di dare risposte concrete, con tempi concreti alla comunità riberese. I lavori previsti prevedono anche una durata di un anno, quindi diciamo nell'estate del 2020 la gente potrà tornare nelle case. Questi sono i tempi che sono stati programmati e dobbiamo fare in modo di farli rispettare. Devo dire che ce la stiamo mettendo tutta, abbiamo il governo che ci sostiene, l'assessore Falcone che segue direttamente, personalmente, voi avete visto, sicuramente saprete come Falcone ha a cuore tutte le attività che lui si è intestato a livello regionale, segue direttamente i lavori anche attraverso il suo staff, uno staff molto professionale. Dottoressa, lei da riberese come ha vissuto questa vicenda? Ci ho messo la faccia direttamente perché è stato difficile. In primis perché sono una riberese, quindi 60 famiglie che vivevano, diciamo, questo grande disagio sociale, che sono stati buttati fuori sei anni e mezzo fa, quindi quando sono arrivata io a essere direttore generale dell'istituto sicuramente vedevano in me un grande punto di riferimento, però sono stata anche io duramente attaccata da loro, giustamente la rabbia, io tutto comprensibile, ma è stata una priorità del nostro operato, mio del commissario, è stata una priorità assoluta della nostra attività, l'appalto di Ribera. Giorno voi lo aspettavate da 7 anni? E come, speriamo che sia la volta buona. Stamattina mi sono alzata col pensiero, non ho dormito perché pensavo all'ennesima bufola, però sembra che ci sono e speriamo bene che se stanno iniziando e che finiscono presto, che potremo entrare nelle nostre case. Voi 7 anni fa, quando avete lasciato queste case, non pensavate certo di dover aspettare così tanto tempo? Sicuramente, e ancora non credo, chiedo scusa, ma non credo. Io spero che si inizi e che ci sia una data di finire e rientrare nelle nostre case, anche perché abbiamo avuto troppi decessi, troppe persone col dispiacere sono morte e quindi speriamo che sia la volta buona.